tenuta al Fano Center la primissima edizione di Fano Dog Center, ovvero uno spazio dedicato interamente ai nostri amici a quattro zampe, che tutti noi li amiamo e fanno parte delle nostre famiglie. Ma ora andremo a scoprire nel dettaglio come si è tenuto l'evento. Parliamo della prima edizione del Fano Dog Center. Come è nata questa bellissima iniziativa? Questa iniziativa è nata principalmente perché noi come centro commerciale Fano Center abbiamo a cuore comunque la tematica dell'animale domestico, quindi del pet, che ormai svolge anche comunque una funzione sociale. Quindi insieme all'associazione Dog Time e il Pet Store di Conad abbiamo voluto fortemente questo evento per essere vicini, insomma, ai clienti del centro commerciale. Come si è strutturato questo evento? Questo evento si è strutturato innanzitutto con una dimostrazione di frisbee dog e poi successivamente con una sfilata di cani, dove comunque era presente una giuria e poi una premiazione finale. Qual è stato l'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo era fare una cosa insieme alla galleria e con Dog Time, che è circa un anno che abbiamo iniziato una collaborazione, quindi ci piaceva fare una manifestazione all'interno della galleria per far conoscere prima di tutto il nostro Pet Store e far conoscere i nostri prodotti. Quali sono stati i premi consegnati ai vincitori? Che sono delle prepagate e dei regali, diciamo, per i nostri amici. Come è stato possibile iscriversi alla gara canina? Si potevano iscrivere tramite sempre Dog Time oppure nel nostro Pet Store o chiamare al nostro box accoglienza. Questa iniziativa è stata un'occasione per sensibilizzare le persone al rispetto degli animali. Cosa ne pensa di questo evento? Sì, per noi è molto importante la tutela degli animali, pertanto voglio ringraziare il Conad, il Super Conad di Fano, perché comunque questa iniziativa insieme al Dog Time è un'iniziativa innovativa e anche molto bella, perché coinvolge tante famiglie, tanti giovani e anche tante famiglie, tanti bambini. Quindi una promozione anche rispetto all'educazione che comunque si deve avere a 360 gradi con i nostri amici a quattro zampe. Quindi un bel evento che mi auguro che continui anche nei prossimi mesi e che venga riproposto qui allo spazio Conad, ma anche poi successivamente magari potrebbe essere promosso anche nel resto della città. Centro Cinofilo Dog Time, come mai avete deciso di collaborare con questo progetto? Allora, la nostra idea nasce dall'obiettivo di diffondere quella che è una corretta cultura cinofila ovunque e anche all'interno di un centro commerciale. E questo progetto è nato, e soprattutto questo evento è stato fortemente voluto in seguito alla collaborazione che abbiamo anche con il Pet Store e poi appunto con la Galleria Fano Center, e con l'obiettivo quello di coinvolgere più persone possibile con i loro cani per innanzitutto far conoscere, far vedere quello che quotidianamente facciamo al centro, quindi da quello che è l'educazione del cucciolo a quelli che possono essere gli sport cinofili. E il centro cinofilo dove è possibile trovarlo? Noi ci troviamo qui a Fano in via Falcineto 16, quindi praticamente a 5 minuti dal Fano Center, e è un centro cinofilo che ha 360 gradi studiato per cani proprietari, e dove è possibile usufruire sia di lezioni che sport cinofili. Abbiamo anche un asilo, una pensione, ma anche una piscina per i cani.